Di depurazione regna il caos e l'associazione L'altra sciacca stamane ribadisce che la recente sentenza della Corte Costituzionale è chiara. I canoni di depurazione non andavano pagati nei comuni in cui i depuratori non ci sono e dunque i cittadini sono più che legittimati a chiedere il rimborso delle somme sborsate negli ultimi 10 anni. E Pietro Mistretta, dopo le dichiarazioni rese ieri al nostro telegiornale dal sindaco Mario Turturici, stamattina rilancia: non capiamo da che parte sta il sindaco. Sentiamo. Saccensi sempre più confusi sui canoni di depurazione dopo la conferenza di servizi svoltasi ieri tra il comune di Sciacca e l'EAS, che in realtà non ha chiarito se e cosa si deve fare per ottenere rimborsi degli anni passati, nonostante la Corte Costituzionale abbia sancito recentemente che i canoni non vanno pagati nei comuni in cui i depuratori non ci sono. Turturici ieri ha detto che, secondo il parere richiesto e reso dall'ANCI, la sentenza non ha effetto retroattivo. Occorre aspettare le direttive del Ministero, ha aggiunto il sindaco, che ha invitato i cittadini a stare comunque tranquilli perché sarà il comune a chiedere eventualmente gli sgravi. Sentiamo in proposito Mistretta dell'associazione L'altra sciacca. Siamo stupiti di questa affermazione fatta nell'intervista di ieri da parte del sindaco. Noi non abbiamo letto il parere, quindi non voglio entrare nel merito di quello che è stato scritto. Nutro grosse perplessità che l'ANCI abbia potuto dire questo. Noi rimaniamo nella nostra convinzione che i canoni devono essere rimborsati negli ultimi 10 anni. E questo non lo dico io, ma basta consultare qualsiasi manuale di diritto costituzionale che in pratica dice che quando c'è una sentenza di accoglimento, come in questo caso, diciamo, gli effetti sono retroattivi. Di fatto i cittadini sono però sempre più confusi. Da un lato il sindaco che dice di aspettare, dall'altro l'associazione L'altra sciacca che invita gli utenti saccensi a presentare le richieste di rimborso. Noi ribadiamo che il diritto al rimborso è sacrosanto. Quello che non riusciamo, ripeto, e siamo molto stupiti, non riusciamo a comprendere chi tutela il sindaco, se praticamente tutela i cittadini o in pratica sta andando a tutelare l'EAS. Rispetto a quello che sono anche i canoni di depurazione inseriti nell'ultima bolletta, si aspettava proprio una norma chiara che dicesse ai cittadini di non pagare o quantomeno estrapolare quella somma e non pagarla. Invece ci siamo ritrovati nel dire pagate e poi chiedete il rimborso o addirittura si propone di temporeggiare sulla scadenza, ma non si capisce per quale fine. Noi ribadiamo che questo importo che è inserito nell'ultimo bolletto non deve essere pagato, per cui noi domani, quindi lo ricordo che domani avremo un incontro con i cittadini, noi diremo cosa fare rispetto a questa non risposta, perché noi abbiamo detto alla gente aspettate che giorno 7 c'è questa conferenza dei servizi in cui il sindaco, giustamente, come primo cittadino, avrebbe detto cosa fare. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta, la gente non sa cosa fare, noi reputiamo che andare a fare una raccomandata significa essere già nel giusto, quantomeno nella pretesa della richiesta. Poi vorrei anche ricordare che oltre a noi, che siamo una piccola realtà anche cittadina, ci sono Cittadinanza Attiva che ha predisposto il modello, ci sono il Movimento Italiano dei Consumatori, l'ADUSBEF. Allora, se noi pensiamo, anche il Sole 24 Ore ha pubblicato un modulo per la richiesta di rimborso. Noi reputiamo che tutti questi sono così, poco a quantomeno degli sprovveduti o non capiscono nulla, o dobbiamo pensare che il parere dell'ANCI, che tra l'altro vorrei anche capire, se fosse vero, o quantomeno in questi termini, non pensate che avrebbero così divulgato in tutta Italia, perché il problema dei canoni di depurazione non è sciacchitano, saccense, è di tutta Italia. Per cui un'affermazione così eclatante, così netta, che non si devono pagare, non si devono rimborsare i canoni precedenti, dovrebbe quantomeno tranquillizzare tutte. Ricordo che i canoni di depurazione vanno in un fondo vincolato, che l'EAS e quindi anche il Comune dovrebbe avere un proprio cassettino, perché non restituirle?